Io sono arrivato per caso a Big Rock perché io facevo tutt'altra cosa, studiavo biologia, ho fatto biologia, quindi volevo fare il biologo un tempo, negli anni 90, però poi per caso ho scoperto l'esistenza della scuola, mi sono addirittura licenziato dal posto di lavoro dove ero prima e sono venuto qui. Dalla Puglia sono venuto su in Veneto e mi sono dedicato completamente alla computer grafica. In realtà è nato veramente per caso perché 20 anni fa ho aperto questa scuola. Io disegnavo, insomma, mi piaceva un po' fare queste cose qua e mi piaceva usare il computer. Erano gli inizi dei primi computer, erano appena uscite le mail. Così di punto in bianco ho mandato una mail in Pixar e dicendogli vorrei venire a lavorare da voi, eccomi. E quelli mi hanno risposto, forse un po' eccessivo, magari parla con questa persona in Italia e poi dopo vediamo cosa succede. Questa persona era Guido Quaroni, che adesso lavora in Pixar, e ci siamo conosciuti e insieme abbiamo cominciato a fare computer grafica, poi lui ha scelto di andare di là, io ho scelto di restare di qua e fare questa cosa qui che c'è adesso. Qui a Meolo, a Roncade, non c'era niente, la gente viveva nel bar il pomeriggio a giocare a carte. Oggi è una realtà che sforna artisti che in tutto il mondo fanno i film, che la gente vede in tutto il mondo. E è cambiato la vita di un paese, è cambiato la vita di un sacco di persone, quella lì per me è innovazione. La prima fase è stata wow! Veramente emozionante, cioè vedersi proprio catapultare in un mondo nuovo, così tanto bello, perché alla fine tu arrivi qui, la prima cosa che vedi è, non so, le aule, come sono belle, appunto le Cintiq, le tavolette grafiche che io avevo sempre sognato e avevo visto solo nei miei sogni, appunto. E poi niente, ti rendi conto già nella prima settimana che devi subito partire in quarta, perché insomma il lavoro è serio ed è tanto. Entriamo tutti alle 9:30 del mattino, ci ritroviamo nel piazzale, i buongiorni più belli del mondo. Dopo cominciano le lezioni, ogni 2 ore abbiamo una pausa dove ci ritroviamo tutti, cominciamo a discutere dei nostri problemi e alle 6:30 termina il tutto, ci salutiamo e ci vediamo sicuramente sempre le sere perché siamo una famiglia alla fine. I corsi sono tre, e sono concept art, computer grafica e virtual reality. Il primo è per imparare a fare concept, quindi tutta la parte di pre-produzione, la parte di sfondi, casomai ci fossero sfondi dipinti in un film, uno short o quello che è, e di character ovviamente. Il secondo invece computer grafica è generalist, per cui fare un qualcosa in computer grafica, una modellazione, un 3D, un'animazione. Qualsiasi cosa che fotografare una cosa o riprendere una cosa che non esiste. E il terzo invece è virtual reality è rappresentare qualcosa su device che non sono monitor, quindi sui visori, fare dei videogiochi, fare cose in real time, programmare sostanzialmente cose interattive. In qualsiasi ambito, che sia quello della pubblicità, della comunicazione o appunto del mondo cinematografico, c'è tantissimo lavoro che viene fatto in computer grafica e adesso poterlo guardare con occhi diversi e sapere appunto più o meno, cercare di immaginare cosa c'è dietro per poter ottenere quel risultato è molto bello. Per me era sempre stato un sogno quello di lavorare proprio nella produzione di videogiochi e sapere che il materiale che sto producendo appunto poi passerà al reparto di VR in cui lo trasformano proprio in delle mappe reali, in un'esperienza che può essere interattiva appunto, insomma è bello. Big Rock costa tanto, però abbiamo fatto un accordo con Banca Santo Stefano per cui ti fanno un prestito d'onore, te li prestano questi soldi, tu non devi garantire niente, siamo noi che garantiamo per te, però glieli devi ridare appena esci da Big Rock iniziando a lavorare. Infatti io ho fatto così, non avendo quella somma subito disponibile e volendola pagare io come scuola,
E ho fatto così, sono andato dalla banca e mi hanno subito dato questo prestito, l'ho fatto subito, insomma. Io sono arrivata in realtà in modo particolare rispetto ad altri, perché ho vinto una borsa di studio. Il concorso che io ho vinto è Torno Subito, quello della Regione Lazio, e grazie a questa sono riuscita, insomma, a fare questo tentativo di seguire il mio sogno di fare la concept artist. Il Big Tour è un viaggio che viene organizzato alla fine della fase formativa del master, quindi alla fine delle lezioni. È un viaggio al quale possono partecipare tutti quanti i masteristi, e l'idea del viaggio è quella appunto di perdersi per poi ritrovarsi. Veramente un viaggio, come si dice, on the road, sulla strada. Siamo partiti sapendo solamente due mete della destinazione. Si va in carovana e ogni giorno la macchina che è davanti, quindi quella che noi chiamiamo la macchina 1, sceglie la strada. La strada, l'importante è che sia sterrata e che non dimentichi nessuno dietro. Lì impari questa cosa fondamentale, che la squadra è il mezzo che ti serve per poter ottenere un risultato grande, no? E il tema della squadra è che la squadra è fatta di persone, non è fatta di cose, e le persone vanno gestite, e gestire le persone è difficile, non è una cosa facile, soprattutto per gestire loro devi gestire te. E quindi qui i ragazzi iniziano a capire quanto sia difficile prendere delle decisioni anche per gli altri, perché poi ogni decisione comporta il fatto che quelli dietro ti iniziano a criticare le tue scelte, quindi capisci quanto sia difficile comandare, quanto sia difficile gestire un gruppo. Le 6 settimane finali sono un esercizio, quindi sostanzialmente tutti fanno un esercizio insieme. L'esercizio è la copia di una vera produzione, una vera produzione in cui lavorano più di 100 persone insieme, quindi è una produzione molto grande. Con le tecniche di una produzione reale, nel senso che viene scandita dalla review, viene scandita le notti in bianco per poter consegnare in tempo, per cui durante queste 6 settimane non solo devi mettere in pratica quello che hai imparato nei 4 mesi prima, ma devi anche far vedere che sei una persona diversa, che sai lavorare in gruppo, che superi le difficoltà, che ci saranno delle difficoltà per cui troverai il modo di superarle, che sei stressato perché lì ti stai giocando tutto. The punishment for those who did not respect the law was the oblivion, an eternal sleep prison of the mind. Sono 6 settimane in cui fai la somma di tutto e lo fai in maniera velocissima, che 6 settimane volano a velocità veramente impressionante. Infatti a Big Rock scherziamo e diciamo che il tempo qui è diverso, perché entri ieri e esci domani, e nel frattempo sono passati 10 anni. Il nostro corto in particolare si chiama La bottega degli amici immaginari. È una storia che parla di questo negozio in cui c'è un signore che riceve appunto come clienti dei bambini che si presentano solamente con un fogliettino sul quale è disegnato il loro amico immaginario. Il compito di questo signore è realizzare un personaggino, appunto, che è l'amico immaginario dei bambini, per poi poterlo portare in vita tramite delle pozioni magiche. Io quello che mi sento di dire è che quando si è infelici per il proprio lavoro, quindi se si fa qualcosa appunto che non che proprio ti distrugge come persona, che ti fa stare male, o se addirittura non trovi lavoro e quindi magari perdi anche la speranza, bisogna sempre mettersi in movimento. In realtà le opportunità ci sono. Bisogna cambiare prospettiva, cercare di reinventarsi. Il sogno viene visto come una montagna insormontabile di cui non si vede la vetta, è impossibile da raggiungere. Si raggiunge gradino per gradino, quindi si parte dal primo gradino e poi ci si pensa al secondo, al terzo, e alla fine non ti rendi neanche conto di essere arrivato alla vetta. E lì poi è tutto più bello.
L'importante è non tarpare le ali ai ragazzi, quella è la cosa fondamentale. Se hanno un sogno, anche se noi non lo comprendiamo a pieno, però se hanno un sogno dobbiamo spingerli a cercare di realizzare quel sogno. Ha ha ha!